La nuova casa del Venezia Football Club è finalmente una bellissima realtà. Sei nuovi campi da calcio, la possibilità di accogliere circa 300 atleti, compresa la prima squadra maschile e quella femminile, ma anche un unico punto di riferimento per il personale amministrativo, oltre che per l'area sportiva. Così, al tagliare di mestre, il club arancionero verde ha messo le basi per crescere nel corso dei prossimi anni. 10 milioni di euro di investimento privato in cambio di una concessione per 40 anni da parte del Comune di Venezia. Il presidente del Venezia Football Club, Duncan Niederauer, ha manifestato tutta la sua gioia. Al taglio del nastro della nuova sede, oltre alle autorità, anche il capitano lagunare, Marco Modolo. Il rapporto tra la Regione del Veneto e il Venezia Football Club è partito dal nostro punto di vista nel migliore dei modi, ovvero promuovendo insieme la carta etica dello sport prevista dalla nostra legge regionale. Devo veramente ringraziare di cuore il Venezia Football Club perché ha sposato quella che è la promozione dei valori dello sport, soprattutto nei confronti dei ragazzi, dei più giovani. E questo ha dato il segno di una volontà veramente forte, veramente bella da parte di questo club, di questa proprietà di radicarsi nel territorio di Venezia, nella città di Venezia e del Veneto. Il Veneto è una città, è una regione di sport e di sportivi. L'anno prossimo ci fregeremo del titolo di regione europea dello sport e penso che questa società, questa realtà sia un fiore all'occhiello della nostra regione. Io devo veramente complimentarmi.